Tema molto importante per le donne, il tumore al seno. Ci sarà una sfilata di queste donne che hanno subito appunto questo dramma, questa operazione e che lo hanno vinto. Sì, io poi tra l'altro ho una tale fiducia nel coraggio delle donne che è infinito, dimostrato in ogni settore in questo momento e in ogni situazione della vita. Questa è una di quelle grosse. La cosa che è importantissima, oltre ad avere questa forza, questa scintilla che ti porta a continuare e a decidere di vivere, che è fondamentale, è la prevenzione, la cosa per cui bisogna veramente darsi da fare e combattere. E questa è una delle tante magie che comunque delle donne di spettacolo, di teatro, di cinema come te possono fare, cioè la grande sensibilizzazione. Sì, ecco, per fortuna serviamo a qualcosa. Beh, non solo questo. No, però facciamo un mestiere fondamentale, perché io non sottovalutavo, assolutamente non sottovaluto l'importanza della cultura, però non costruiamo ponti, non andiamo in sala operatoria a curare i malati, insomma, non facciamo delle cose così chiaramente indispensabili, no? Questo è un modo per far sì che il nostro essere popolari abbia un obiettivo preciso e una cosa concreta da fare. Quindi per me, ma non è neanche una cosa, è proprio la cosa che noi dobbiamo fare, se no... Sicuramente avrei vissuto il dramma magari di un'amica che ha avuto un tumore al seno, ecco, com'è la reazione? Ma guarda, la reazione più di una persona, purtroppo anche persone che non ci sono più. La reazione è intanto la malattia, come per un uomo, il rapporto con la malattia, che è difficilissimo, perché decidi che la malattia fa parte della vita e quindi la affronti, oppure soccombi, che la malattia è più forte, è quella cosa che malattia uguale morte, no? Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, che riguarda proprio il cancro al seno, è questa cosa che ti colpisce proprio la femminilità, quella più, no? Che è quella che comunica più fortemente con l'esterno, che è il seno. È una cosa che mi vengono i brividi. No, non perché io tenga i tettoni, per niente, è una cosa per niente, si vede, però è proprio così, sì, un grande senso di femminilità, di maternità, insomma, caspita, per cui è fortissimo, c'è quel momento lì in cui rimani senza, che è durissima, durissima, ma le donne riescono a fare anche questo. Grazie a voi di cuore.